Secondo, che pur vivendo in una città medio piccola sostanzialmente, scommetto che ci sono tante realtà di cui io non percepivo neanche l'esistenza. La cosa positiva è che in pochi giorni abbiamo avuto la possibilità di avere un quadro molto ampio e chiaro. Poi è chiaro che questo quadro è un punto di partenza per approfondire e iniziare a misurarsi con le tecniche. Per noi un corso come questo è stato proprio una manna dal cielo, perché appunto partivamo Brancaleone proprio alle crociate, senza strumenti, senza storia, senza sapere quello che fa un'associazione in fondo. Avevamo la buona idea, cioè il progetto per i ragazzi, e poi l'anima, cioè proprio il nulla intorno, preziosissima per me, almeno per me e per l'associazione, perché adesso io tornerò e con gli altri, diciamo, potrò dire ok, possiamo utilizzare questo strumento, possiamo provare a fare un bando. È stato particolarmente motivante a livello pratico, cioè mettersi in gruppo e provare a lavorare sulla costruzione di un progetto fatto su indicatori, destinatari, outcome, eccetera. Questa fondazione ha deciso di puntare totalmente ed esclusivamente sulla persona, sulle donne e sugli uomini della comunità. Quindi, per produrre denaro, la fondazione ha rigettato da tempo, non per motivi economici o finanziari, l'atteggiamento di chi passivamente percepisce un dividendo, quindi ha ceduto da tempo tutto quello che aveva nella conferitaria e si è messo in gioco come campo finanziario. Questo ha dato dei risultati molto, molto, molto buoni, ben superiori alle aspettative, ma lo dico proprio con un gioco logico del paradosso: non era questa la nostra finalità. La nostra finalità non era tanto guadagnare di più, quanto presentarci alla comunità forti del fatto che il denaro che abbiamo è frutto della nostra capacità di rischiare e di metterci in gioco. Lo stesso discorso dicasi per la seconda delle due attività che la Fondazione pone in essere, cioè produrre utilità sociale. Anche su questo abbiamo ricercato un modello che non vedesse la Fondazione come soggetto meramente erogativo e i beneficiari come soggetti meramente percettori, perché mortificava molto probabilmente i beneficiari, ma sicuramente le donne e gli uomini della Fondazione, che erano e sono stati, hanno dimostrato di essere in grado di dare molto di più del semplice denaro. E quindi abbiamo messo in campo quello che noi chiamiamo un modello amministrativo gestionale. La sintesi è che la fondazione fa un po' da catalizzatore di quello che c'è sulla comunità.